Bentrovati amici di Reporter TV, siamo giunti al terzo ed ultimo appuntamento di Logos. Il nostro punto d'arrivo è Borutta, uno dei comuni più piccoli del territorio e della Sardegna intera. Per saperne di più siamo andati a parlare con Silvano Arru, sindaco del paese. Borutta è un paese del Melogu che conta circa 300 abitanti. È un paese che ha subito nel corso dell'ultimo trentennio un fortissimo spopolamento. Le ragioni sono varie, sicuramente il minor numero di nascite, ma anche il fatto che c'è stato un altissimo livello di scolarizzazione che ha praticamente imposto ai giovani laureati e diplomati di lasciare il nostro paese per andare ad abitare in centri, soprattutto le grosse città della Sardegna o le zone costiere, dove le possibilità e le occasioni di lavoro erano sicuramente maggiori. Le misure che noi abbiamo adottato per cercare di frenare lo spopolamento sono state varie. Da un lato abbiamo cercato di creare opportunità di lavoro e soprattutto creare opportunità di abitazioni nel nostro territorio a condizioni molto favorevoli. La seconda direttrice che abbiamo seguito è quella di comunque di individuare una forma di incentivazione per poter venire ad abituare a Borutta, e questa forma noi l'abbiamo individuata nell'energia. Abbiamo in corso un progetto molto importante che prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili con una pala eolica di proprietà comunale, con la quale daremo gratuitamente l'energia a tutte le case del nostro paese, in particolare alle numerosissime case vuote del centro storico. Un settore individuato come strategico da parte dell'amministrazione è sicuramente quello turistico. Borutta ha nel proprio territorio la cattedrale di San Pietro di Sorres, che ricordo è un monumento nazionale sin dal 1895, e col suo complesso monastico è l'unica abbazia in Sardegna, è sicuramente un forte attrattore nel campo del turismo religioso. Grazie a questo noi siamo stati inclusi nell'elenco dei paesi turistici e delle città d'arte e facciamo parte dell'Associazione dei Borghi Autentici d'Italia. Per potenziare l'offerta turistica del nostro territorio, diciamo, abbiamo ideato sin dal primo anno della nostra amministrazione, cioè dal 2011, una manifestazione di rievocazione storica che prende il nome di Bastida di Sorres, che vuole rievocare appunto la battaglia combattuta tra i Dori e gli Aragonesi nel 1353 per la conquista appunto della Bastida, cioè della fortificazione di Sorres. Quindi ogni anno riscuote certamente un grosso successo. E negli ultimi anni peraltro ha avuto anche un respiro quantomeno nazionale dal momento che sono arrivati alcuni gruppi provenienti dalla Toscana. Si erge alle nostre spalle il santuario di San Pietro di Sorres, uno dei migliori esempi di chiesa romanica in Sardegna. A fianco al santuario troviamo il monastero dei Benedettini, che si insediarono qui sin dalla metà del secolo scorso. Per saperne di più siamo andati a parlare con padre Gianni Pinna, uno dei monaci che vive qua nel monastero. Questa chiesa nasce come cattedrale di una delle diocesi istituite dopo lo scisma di Oriente del 1054, la divisione fra la chiesa di Roma e la chiesa di Costantinopoli, Bisanzio. I monaci vengono negli anni 50, la comunità inizia la sua vita nel 1955, l'8 di settembre del 1955. Quindi questa cattedrale, è cattedrale infatti, è a tre navate come erano le cattedrali antiche, ecco, è interessante perché riunisce in sé l'esperienza architettonica sia del romanico pisano, ecco, voi sapete bene che il romanico in Sardegna è un parte dei pisani, però c'è un rapporto interessante che si può notare anche all'esterno della facciata, sia per un archetto chiuso nella prima fila delle colonnine sulla destra, e poi dall'interno, perché si vede che c'è uno sviluppo in altezza, uno sviluppo che in verticale, che non è caratteristico del romanico di quel tipo, e poi soprattutto le coperture, la copertura centrale che non è in legno con le capriate, ma è con delle volte a crociera fatte di pietre laviche. A un certo punto, dopo un primo inizio
la struttura venne abbandonata e verrà ripresa, no, all'inizio proprio del XII secolo. Quindi c'è un apporto anche particolare, perché? Perché vennero probabilmente delle maestranze francesi, anche lombarde, c'è l'apporto già di un pregotico. In più c'è il completamento mozarabico. Il termine monaco, che indica proprio dal greco nomos, richiama proprio non soltanto una ricerca personale e non fatta solo nella solitudine, ma anche la capacità di prendere in mano la propria vita, di stare, dico fra virgolette, stare in piedi da soli. Per stare in piedi da soli bisogna avere la relazione, perché non si esiste da soli. I frati, no? Stanno in un convento, luogo dove si conviene, ci si incontra, però possono cambiare comunità. Ecco, quando si entra in monastero, no, la comunità monastica, si fa una promessa di stabilità del per sempre, fra virgolette richiama il per sempre coniugale, tu sposi la comunità. La nostra giornata è, diciamo, scandita dalla preghiera. 7 momenti di preghiera secondo l'antico sistema ebraico. La mattina ognuno fa delle sue attività, insomma, che riguardano la vita monastica. La sera è più dedicata magari allo studio, all'approfondimento della regola, insomma, e poi dopo le relazioni anche all'esterno, perché molte tutta la gente viene anche perché cerca un posto, un luogo dove fermarsi, dove anche riprendere fiato, e nello stesso tempo anche l'esigenza anche di incontrarsi anche con dei monaci, oppure comunque di approfondire anche un aspetto della propria vita. Conduciamo una vita proprio dedita a un tipo di attività che riguarda la vita comunitaria, poi un'attività specifica che è quella del laboratorio del restauro dei libri antichi, che è un'attività prettamente molto, molto monastica, anche antica. Si conclude qui il nostro viaggio alla scoperta del Melogu. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali social.